una volta presa abbiamo scoperto che stava veramente in condizioni pessime, aveva una lesmania a livelli altissimi, gli aveva compromesso la vista, aveva un occhio completamente fuori dall'orbita e l'altro occhio lo stava perdendo. Come stai, Topina? Come va l'occhio? Meglio? Un po' meglio, oggi va l'occhio. Hop, che è una cagnolina che c'era stata segnalata da tanti, ma noi non riuscivamo a trovarla in nessun modo, perché si spostava continuamente. E una volta presa abbiamo scoperto che stava veramente in condizioni pessime, aveva una lesmania a livelli altissimi, gli aveva compromesso la vista, aveva un occhio completamente fuori dall'orbita e l'altro occhio lo stava perdendo. Fortunatamente siamo riusciti ad arrivare in tempo, lei si stava lasciando andare quando l'abbiamo trovata, non si alzava, non mangiava, non rispondeva agli stimoli, era ormai più morta che viva. Orso e Biscotto è un'associazione che si occupa di salvare i cani randagi, anche i gatti, sulla strada. Orientativamente a livello mensile riceviamo sulle 15-20 segnalazioni al mese, perché adesso la gente che ci conosce inizia anche a chiamarci quando vede un animale in difficoltà. Beh, Orso inizialmente era completamente inerme, cioè non mangiava, non beveva, non si alzava, quindi lo mettevamo praticamente al sole prendendolo in braccio dal suo box per un paio d'ore al giorno. Poi quando è iniziato a prendere conoscenza non è stato subito facile, non sapendo quale traumi aveva subito in passato, delicatamente ci siamo avvicinati a lei fin quando non ha deciso di fidarsi completamente di noi. Miele è stato trovato per caso, aveva, diciamo ormai, un trauma cranico molto esteso con tutta la testa gonfia, piena di pus, un ematoma enorme. Non sapevamo niente di lui, era completamente lasciato andare e abbiamo preso in braccio, abbiamo caricato in macchina, abbiamo subito portato al veterinario. Adesso Miele inizia a stare meglio, ancora non si fida di noi, non si fa avvicinare, però vediamo giorno dopo giorno dei piccoli risultati che ci fanno sperare, perché inizia anche ad avvicinarsi, ad annusarti, quindi diciamo che sta facendo un sacco di passi avanti. Però è stato più semplice del previsto. Una ragazza di Arezzo stava seguendo silenziosamente tutta la storia fin dall'inizio, non ci aveva mai contattato, quindi noi pensavamo fosse un'adozione difficile. Invece questa ragazza un bel giorno ci rispose dicendo: ciao, io sto seguendo Hop dall'inizio, visto che sta bene la voglio adottare. Noi abbiamo fatto i salti di gioia. Adesso Hop vive ad Arezzo, in Toscana, con Margherita, e adesso ha tutto quello che si merita veramente.